Ciao bambini, questa sera ci leggiamo una storia molto carina che è stata scritta dall'autrice, pensate un po', del Gruffalo Julia Donaldson ed è stata illustrata da Helen Oxenbury, che è la stessa illustratrice di A caccia dell'orso. La storia si intitola Il gigante salterino. Un giorno Coniglio stava saltellando verso casa. Quando udì una voce tonante che veniva da dentro la sua tana. Sono il gigante Salterino, non osare venire più vicino. Gridò Coniglio. Cosa succede, Coniglio? Miau! Chiese Gatto. Oh, non preoccuparti, miau, disse Gatto. Entrerò di soppiatto e gli balzerò addosso. Così Gatto strisciò fino alla tana, ma proprio quando stava per entrare di soppiatto sentì una voce tonante che diceva: Sono il gigante Salterino e ti spappolo come un moscerino! Miagolò Gatto. Cosa succede, gatto? Chiese Orso. C'è un gigante miau salterino nella tana di coniglio. Oh, non preoccuparti, disse Orso. Infilerò dentro la mia grande zampa pelosa e lo butterò a terra. Così Orso camminò spavaldamente fino alla tana, ma proprio quando stava per infilare dentro la sua grande zampa pelosa, sentì una voce tonante che diceva: Sono il gigante Salterino e ho i denti più feroci di un mastino. Aiuto, aiuto, muggì Orso. Cosa succede, Orso? Chiese Elefante. C'è un gigante Salterino nella tana di coniglio. Oh, non preoccuparti, disse Elefante. Lo avvolgerò nella mia proboscide e lo lancerò lontano. Così Elefante avanzò a passi pesanti fino alla tana, ma proprio quando stava per infilare dentro la sua lunga proboscide, sentì una voce tonante che diceva: Sono il gigante Salterino, se ti tocco, ti riduco a un gressino. Oh mamma mia, oh aiuto, aiuto, strombazzò Elefante. Cosa succede, elefante? Cra! Chiese mamma rana. C'è un gigante Salterino nella tana di coniglio. Non preoccuparti, cra, disse mamma rana. Gli dirò di venire fuori. Oh no, non farlo! Dissero in coro gli altri animali. Non osare andargli più vicino, disse Coniglio. Ti spappola, miau, come un moscerino, disse Gatto. Hai i denti più feroci di un mastino, disse Orso. E se ti tocca, ti riduce a un grissino, disse Elefante. Ma mamma rana non fece caso a loro. Saltellò fino alla tana. Io sono il gigante Salterino e vedrai che cosa ti combino, disse la voce tonante. Gli altri animali fecero tre passi indietro, ma mamma rana non si scompose. Vieni fuori, cracra, gigante Salterino. Ora basta giocare a nascondino. Al mio tre, vediamo se indovino. Mamma rana cominciò a contare. Uno, due. Dalla tana venne fuori il piccolo Ranocchio. Ciao mamma, sono il gigante Salterino. Santa pazienza, crack. E adesso a fare merenda, mio girino, concluse mamma rana. E così tutti scoppiarono a ridere e tutti andarono a fare merenda allegramente insieme.